Ciao a tutti, questo è il microscopio Zumax 2380, l'ultimo microscopio che ha fatto la Zumax, che affianca l'altro collaudato 2350. Caratteristica principale di questa macchina è la maneggevolezza. La maneggevolezza di questa macchina, come si può vedere, è direi estrema e straordinaria. Questo è tutto molto morbido, si può fissare tranquillamente, ma si può fissare anche in modo che se uno deve lavorare anche con dei pesi laterali e spostare il microscopio in questa posizione, per esempio, può farlo tranquillamente senza dover apparentemente avere bisogno di bloccare e sbloccare, però è sempre molto leggero, sia in un senso che nell'altro. Quindi in teoria ci sarebbe anche meno bisogno di utilizzare un cosiddetto microscopio con gli dispositivi magnetici. Un'altra caratteristica importante che ha questa macchina qua, oltre alla maneggevolezza, è la possibilità di avere un fuoco che ha una capacità di ben 25 cm. Questo vuol dire che io, se guardo lo schermo là in fondo, posso mettere a fuoco il microscopio a una distanza veramente piccola, però se io per caso voglio lavorare in piedi, voglio mettere a fuoco solo con la manopola del vario, volendo mi posso mettere anche in questa posizione e io sono sempre a fuoco. Quindi un'escursione così grande penso che sia veramente difficile da trovare. Qui ci sono ingrandimenti in continuo, ok? Oltre a ingrandimenti in continuo, qui abbiamo visto che c'è il vario focus. Qui sulla destra abbiamo la regolazione dell'intensità luminosa. Sulla sinistra abbiamo la sezione dedicata ai filtri e anche al campo visivo, che ha quattro posizioni. Un'altra cosa importante è che nel caso il microscopio sia dotato di sistema video, qui all'interno abbiamo una videocamera integrata che ha i comandi che sono qui dietro. Quindi io premendo brevemente faccio una foto e premendo più a lungo faccio partire il video. Durante il video posso ugualmente premere velocemente e fare una foto, sia dalla parte destra che dalla parte sinistra. In questo caso abbiamo anche un partitore ottico, abbiamo un anello di rotazione che serve per lavorare spostando il corpo del microscopio per guardare lateralmente, però mantenendo la posizione di lavoro corretta, dritta. E poi abbiamo un adattatore per il telefono cellulare, permette di ruotare anche le immagini 360 gradi, oltre di ruotare anche il telefono dalla parte eventualmente dell'assistente che può osservare quello che fa il medico. Direi che a partire dalla maneggevolezza e tutti quegli altri accessori, questa è veramente una macchina non male, direi. Grazie mille per l'attenzione.